La verità dell'amore. Mio nonno, fumando la pipa, sostò sotto il portico ricco di rampicanti e stette a guardarli per un po'. Il rituale d'ogni mattina non variava mai. Prima pochi minuti di ispezione collettiva, poi il momento indefinibile in cui tutti e tre i cani si riunivano e facevano una breve pausa prima di lanciarsi nel bosco attraverso il varco della siepe. Nonno rimase a guardarli finché scomparvero nell'ombra del bosco. Dopo rientrò in casa. Sarebbe passata mezz'ora o forse più prima che tornassero. Si amavano i cani e mio nonno. La verità dell'amore era vicina ai cani e a mio nonno, che non doveva andarla a cercare lontano, spostandosi da un'esperienza ad un'altra. Io gli avevo consigliato di mettere i cani a pensione, ma nonno mi aveva assicurato che avrebbe continuato ad averne cura lui, piuttosto che lasciar soffrire quelle povere bestie in un canile, disse. Così si stabilì che mio nonno ed io avremmo custodito i cani. Ogni giorno sentivamo raspare alla porta, l'aprivamo. I cani tornavano dal bosco, due balzavano dentro salutandoci con affetto, il terzo più composto rimaneva da parte osservando la scena con sussiego e dimenando educatamente la coda quando lo accarezzavamo. Quando mio nonno morì, questo cane stette per 3 giorni sulla tomba interrata senza mangiare.